Questo programma è offerto da Tecnocampus. Cari amici di Teleprima, eccoci qui come ogni lunedì sera in prima serata con il nostro Focus Sanità. Questa sera per la prima volta negli studi di Teleprima, quindi siamo ancora più felici, il professor Luigi Cobellis dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Buonasera. Buonasera a lei. È un piacere prima di tutto averla qui nei nostri studi per la prima volta. Grazie, grazie per l'invito, l'ho rimandato più volte purtroppo per motivi di impegno, però insomma alla fine ci tenevo a essere con voi proprio perché questa è una trasmissione molto seguita e molto in vista, e quindi raccontare anche l'esperienza che in campo ostetrico e ginecologico si sta facendo nell'ospedale di Caserta, secondo me meritava un momento di tempo per informare correttamente i vostri spettatori. Assolutamente, infatti anche noi siamo dello stesso parere, ci sono tantissime tematiche da affrontare, lo faremo in questa chiacchierata come di consueto. Allora, lei è a Caserta praticamente dal 1 maggio 2016, esatto, se ho studiato bene. Esatto, poco più di 3 anni. Esatto, poco più di 3 anni, come la sua esperienza? Lei viene da una formazione napoletana. Napoletana universitaria che abbiamo continuato, perché comunque il reparto è a conduzione universitaria ed è una reparto che ha uno stretto rapporto col mondo dell'università, che non ha mollato assolutamente, per cui infatti siamo sede non soltanto di scuola di specializzazione ma anche dell'ostetriche, del corso di triennale che è una laurea breve in ostetricia, di cui io peraltro sono il presidente in questo momento nell'Università Vanvitelli, l'Università Luigi Vanvitelli della Campania. Quindi è una struttura che ha mantenuto una entità ospedaliera molto forte, a cui abbiamo aggiunto un valore che è quello dell'università, nel senso di formazione ma anche di ricerca, rapportata tutto ad un tentativo di andare a implementare e migliorare un'assistenza che in qualche modo è il nostro punto principale di lavoro. Ecco, reparto che fa davvero tantissime cose, si occupa di tantissime cose, ginecologia, ostetricia, e soprattutto in sinergia con lo staff ma anche con tantissimi altri reparti. Il nostro non può essere un lavoro solitario, il nostro non può essere un lavoro nel quale ci arroghiamo il diritto o la presunzione di poter trattare l'ammalato in maniera univoca. Il nostro è un lavoro oramai di equip a 360 gradi, così come viene implementata, come richiesta implementata non soltanto dalla Regione Campania ma anche da quello che è la nostra guida nei percorsi organizzativi ed assistenziali che ci viene dettata dal Ministero della Salute attraverso i famosi LEA, che sono i livelli minimi di assistenza che noi dobbiamo garantire, e così come l'altro grosso organo di controllo che è la GENAS, che fa da padrona nell'andare a stabilire se la qualità del nostro lavoro è stata adeguata oppure no. Quindi non è più un qualcosa che non ce la possiamo suonare e cantare da soli, come si suol dire, ma dobbiamo essere attenti a questo percorso di verifica della qualità, dei numeri, dell'assistenza e alla fine chiaramente anche del percorso che abbiamo costruito in maniera sicura e riproducibile, che è l'altro aspetto importante del nostro lavoro. Ecco, prima di entrare nei temi più caldi, spieghiamo un po' anche ai telespettatori di cosa si occupa il suo reparto. Veramente di tantissime cose.
È una branca molto complessa, parliamo di ostetricia e parliamo di ginecologia. L'ostetricia è tutto ciò che riguarda la salute della donna in gravidanza, la ginecologia è tutto quello che riguarda la salute della donna al di fuori della gravidanza. L'ostetricia, partiamo da questo, che secondo me è molto importante proprio perché l'ospedale di Caserta in questo momento è tra le strutture che fa il maggior numero di parti in Regione Campania. L'anno scorso abbiamo sfiorato i 1.500 nati e di questi 1.500 nati solo il 24% sono cesari primari. Questo lo sottolineo subito perché è uno degli indicatori più importanti che il nostro Ministero ci chiede di mantenere, che è sinonimo di qualità di assistenza ostetrica elevata. Le spiego meglio. Tutto ciò che è al di sopra del 24-25% viene considerato non appropriato dal nostro Ministero della Salute e in Campania noi siamo gli unici, insieme ad un'altra struttura che è Villa Betania, ad avere questo primato. Subito dopo di noi ci sono l'ospedale di Benevento e quello di Avellino, ma questo per dire che comunque lo sforzo che si è voluto fare è quello di avere un'assistenza ostetrica quanto più corretta possibile, proprio per garantire alle donne un diritto di partorire in maniera sicura, in maniera tranquilla, con un'assistenza adeguata, che è un'assistenza chiaramente 24 ore su 24, e con un personale dedicato a questo processo. Abbiamo implementato alcuni aspetti della fisiologia, per esempio abbiamo favorito il restauro e la messa in opera anche della vasca proprio per il parto in acqua, che è una dei fiori all'occhiello della nostra maternità, per cui la donna può travagliare e partorire in vasca, in acqua, così come capita in molte strutture. Nella gestione appunto del travaglio questo dà un senso di sollievo importante e nella gestione quindi del dolore è molto utile. Abbiamo tre sale parto dedicate a sale travaglio parto, per cui le pazienti possono travagliare e partorire nella stessa sala. Abbiamo la possibilità di far accedere sempre il familiare, in genere il marito o la mamma della partoriente all'interno della sala parto, proprio per dare la possibilità alla donna di avere un familiare e quindi un volto amico vicino. Abbiamo implementato un percorso di accompagnamento alla nascita, i cosiddetti corsi preparto, che facciamo in sede e in struttura proprio per permettere alle nostre future mamme di cominciare ad ambientarsi, a conoscere il reparto, a conoscere le ostetriche, che saranno poi quelle deputate a prendersi cura di loro in questo che è un momento cruciale. Quindi un'impronta molto fisiologica laddove è possibile effettuarlo. Ecco, curiosità personale, i mariti assistono ai parti oppure c'è il luogo comune che sono un po'... I mariti assistono, sono anche molto bravi. Chiaramente cerchiamo di schermare le fasi un po' meno così semplici da sopportare, però sono assolutamente bravissimi. Vanno preparati, infatti noi vogliamo che i mariti partecipino durante il corso di preparazione al parto, certo, a questi incontri, perché devono essere assolutamente informati di quello che succede, perché è l'unico modo per poter avere poi un supporto. Il marito ci deve essere di aiuto, non ci deve essere di disagio, insomma, quindi implementiamo molto questo tipo di discorso. Molto bella anche l'idea del corso preparto proprio in struttura, proprio per rendere tutto più familiare anche. È proprio questo l'obiettivo, sì, sì. Non soltanto, ce ne sono tanti fatti benissimo, certo, in giro per la città, per la provincia, sono tutti quanti assolutamente corretti, perché il punto principale è superare la difficoltà della conoscenza di quello che capita durante il travaglio e il parto. Allora, se la paziente è ben informata di questo, noi abbiamo una compliance utilissima affinché questo avvenga in maniera ottimale. E soltanto se lo facciamo in sede, la mia idea nasce dal fatto che se lo facciamo in sede hai anche la possibilità di incontrare quelle stesse persone che saranno lì a prendersi cura di te. Quindi, e questo crea anche un minore disagio
nell'entrare in una struttura che ti deve assistere, nella quale tu non conosci nessuno, non sai com'è fatta, certo. Quindi ha un significato anche questo di mettere a proprio agio la partoriente. Ecco, ha parlato anche del parto in acqua e la cosa mi incuriosisce molto, anche perché ho letto che il primo parto in acqua a Caserta c'è stato nel 2017, ma la vasca era praticamente presente da 10 anni, quindi è stato comunque un bel passo in avanti. È stata una piccola sfida, perché insomma provare a rimettere in piedi un qualcosa che era stata prevista, certo. proprio nel momento in cui l'ospedale era stato realizzato, però un po' abbandonata, perché non si riusciva ad attivare tutto quel percorso che potesse portare poi all'utilizzo. È stato un piccolo sforzo, insomma, in questo devo ringraziare l'amministrazione, che ci è stata sempre molto, molto vicina, proprio perché ci ha permesso di attivare questo, che secondo noi è un qualcosa da sfruttare proprio per la gestione del travaglio nelle sue fasi un po' più faticose, più dolorose proprio. C'è ancora un po' di diffidenza al riguardo, oppure si sta migliorando? Ma la diffidenza nasce dall'ignoranza, per cui se noi colmiamo il gap del non conoscere, ignoranza intesa come non conoscenza, certo. Questo sicuramente viene gradito molto, poi viene capito e viene superato. Poi insomma è una cosa molto, molto semplice, molto banale. No, anche proprio naturale. Ed è molto naturale. Con zero stress, rispetto al parto cesareo naturale, insomma. No, noi siamo contro i cesari inutili, insomma, stiamo portando avanti questa che non è una battaglia fine a se stessa, è proprio perché il cesareo è un intervento chirurgico, va fatto laddove è estremamente necessario, certo. Assolutamente necessario. Purtroppo ce ne capitano ancora tanti, insomma, anche perché essendo centri di riferimento per le patologie, siamo centri di terzo livello, quindi non possiamo negare il cesareo laddove è strettamente necessario, laddove c'è una patologia, dove facciamo nascere un bambino pretermine o dove c'è una patologia materna importante. Il cesareo rimane l'indicazione assoluta, principale, quella è innegabile, però dobbiamo continuare a lavorare su quelli inutili, cioè su quella politica che è stata attuata negli anni passati, in cui il cesareo era un momento liberatore per poter in qualche modo poi occuparsi di altro, mentre invece noi dobbiamo lasciare un decorso naturale alle gravidanze fisiologiche in un ambiente protetto, qual è quello ospedaliero. Non può essere fatto questo in un ambiente che non lo sia, dove non ci siano delle competenze per poter gestire in maniera adeguata questo percorso, che è un percorso semplice, un percorso tranquillo, un percorso naturale, ma che deve essere sorvegliato nelle fasi finali, proprio per evitare di trovarci di fronte a dei dispiaceri che poi sono terribili, insomma. Quindi non possiamo essere così superficiali e non attenti alle dinamiche della gravidanza nella sua fase finale. Verissimo. Altra curiosità, è vero che, come molti dicono, anche un po' per sentito dire di varie esperienze, dopo il primo figlio che magari è nato con il parto cesareo, anche i successivi devono nascere con il parto cesareo. Le linee, no, cioè sono, quest'anno ne abbiamo avute già diverse, di donne che hanno avuto un primo cesareo e hanno voluto poi provare l'esperienza di un parto per i bimbi naturali. Questo è un percorso che può essere effettuato secondo linee guida a distanza di 2 anni dal parto precedente. Quindi se abbiamo superato i 2 anni dal parto precedente, la donna è fortemente motivata, si va a fare sempre un travaglio di prova laddove effettivamente ci siano delle condizioni permittenti che ci permettono di affrontare quelle dinamiche del parto che se si verificano possono addirittura essere assolutamente sovrapponibili a un primo figlio, quindi non cambia molto. Cambia semplicemente il fatto che bisogna dedicarsi a quella paziente in maniera più attenta, bisogna avere delle competenze per poter favorire l'espletamento del parto per le vie naturali dopo un taglio cesareo, e bisogna essere attenti affinché quella precedente cicatrice non subisca degli stress particolarmente intensi, quindi non si possono usare farmaci, non si possono usare induzioni o altre manovre che possono essere in qualche modo pericolose, ma bisogna lasciare svolgere in maniera più naturale possibile il decorso di questo travaglio.
Ecco, oggi sfatiamo miti e luoghi comuni, ce ne sono tanti. Infatti non raccolti alcuni ed è importante anche per questo. Altra cosa importante che ci chiedono spesso è lo stile di vita di una donna in gravidanza, perché è un altro luogo comune che la donna in gravidanza, anche se in età giovane, quindi con uno stile di vita si può dire salutare, ma anche magari in attività come qualsiasi ragazza magari di 20, 25, 30 anni, una volta che è in gravidanza debba interrompere assolutamente tutto, debba mettersi a letto e lì deve passare i 9 mesi della sua vita. Non c'è nulla di più sbagliato, non c'è nessuna motivazione, la gravidanza è un evento fisiologico, non è un evento patologico. E allora l'evento fisiologico non può che essere un evento normale, per il quale noi non dobbiamo modificare assolutamente niente. Dobbiamo mantenere delle precauzioni, questo sicuramente. Dobbiamo fare attenzione con un aspetto importantissimo, nelle nostre latitudini una delle cose più difficili da gestire è l'aumento del peso in gravidanza, che è una delle cose che ci comporta più problemi, non perché chiaramente la donna in sovrappeso in maniera abnorme durante la gravidanza, è una donna destinata ad avere una serie di problematiche nella fase finale della gestazione. Quindi assolutamente dobbiamo essere molto attenti all'inizio per far capire a questa donna che la gravidanza si svolgerà in maniera fisiologica laddove lei rispecchi e rispetti delle regole che sono molto semplici alle quali bisogna attenersi. Non siamo in presenza di un evento patologico, tranne che per alcune selezionate pazienti che sono pazienti che conosciamo ab inizio avere un problema. Ci sono pazienti diabetiche, sono pazienti ipertesi, sono pazienti. Oggi abbiamo una paziente in reparto ricoverata che è una trapiantata di fegato, abbiamo avuto pazienti con trapianto di rene, abbiamo pazienti cardiopatiche, ma queste sono un'altra categoria di pazienti. Certo. Sono pazienti che ab inizio hanno una problematica che comunque viene in qualche modo ad essere di nocumento ad una gravidanza o viceversa, la gravidanza che può chiaramente creare un problema alla paziente stessa, quindi alla patologia preesistente, se non correttamente inquadrata. E allora questo è il lavoro di gruppo di cui parlavamo all'inizio. Noi abbiamo in ospedale competenze cardiologiche, cardiochirurgiche, internistiche, abbiamo avuto problemi di insufficienza renale importanti, abbiamo avuto pazienti che negli anni passati erano destinate a non avere gravidanze, a non avere figli perché era un divieto assoluto. Oggi invece lo facciamo. È chiaro che quella è una gravidanza a rischio, ma è una gravidanza che avrà però per noi anche un motivo di grossa soddisfazione, perché in passato erano pazienti che non potevano assolutamente arrivare a termine. Quindi nella gravida fisiologica, nella paziente giovane, nella paziente in buona salute, dobbiamo seguire delle linee di condotta assolutamente semplici, riproducibili, in cui non dobbiamo inventarci nulla di particolare, in cui assolutamente non bisogna considerare la gravidanza come una malattia, ma come un qualcosa da sorvegliare con attenzione e con estrema tranquillità. Diverso è il concetto invece laddove andiamo a prenderci cura e a prenderci carico di pazienti che, come dicevamo prima, hanno una preesistente patologia, allora lì dobbiamo fare particolarmente attenzione e lì vince il lavoro di equipe, lì vince il lavoro in una struttura organizzata, in una struttura dove possiamo accogliere queste pazienti, in una struttura dove abbiamo una terapia intensiva neonatale, non ci dimentichiamo che è un altro fiore all'occhiello del dipartimento. Io le dicevo, peraltro sono da poche settimane anche direttore del dipartimento materno-infantile, si chiama Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, proprio perché abbiamo, oltre all'aspetto ostetrico-ginecologico, abbiamo anche i neonatologi, abbiamo anche il nido e i pediatri in questo dipartimento, proprio perché ci deve essere uno sforzo congiunto nell'andare a migliorare una salute dall'inizio della donna, dall'inizio del neonato, laddove a termine è un qualcosa di estremamente tranquillo, ma dove vinciamo delle battaglie è quella nel neonato pretermine. Il neonato pretermine è un neonato complesso, difficile. Noi portiamo avanti neonati con un peso intorno ai 500, 600, 700 grammi. Stiamo parlando di neonati che negli anni passati non potevano proprio avere possibilità di sopravvivere e oggi invece hanno, grazie a un'assistenza adeguata che in ospedale è presente e che in ospedale viene implementata giorno per giorno da competenze importanti, proprio per ottimizzare questi risultati che sono in linea con quello che succede in altre parti d'Italia. E questo lo sappiamo, insomma abbiamo dati oramai che ci danno un conforto importante sotto questi numeri.
Ecco, si è fatto poi passi da gigante rispetto al passato, se pensiamo a 40-50 anni fa, praticamente, dove poi si partoriva quasi sempre in casa, se pensiamo anche alle nostre nonne magari. Ma guardi, questo è un discorso che in alcune regioni, ma soprattutto in alcune nazioni, sta ritornando un pochino a galla. Che se vogliamo vederlo sotto alcuni aspetti è un po' un controsenso, però c'è stato anche un eccesso di medicalizzazione negli anni passati. Allora l'ospedalizzazione a tutti i costi era un qualcosa che oggi dobbiamo disincentivare. Noi dobbiamo invece raccogliere quelle pazienti, accogliere e gestire quelle pazienti che lo meritano nel momento giusto. Certo. E lì dobbiamo essere corretti nel fare una diagnosi adeguata di travaglio, di parto. Non possiamo tenere pazienti inutilmente a letto per tanto tempo. Non condivido personalmente l'idea di dover partorire a casa perché è un qualcosa che non ci permette di gestire in maniera ottimale alcuni eventi che sono rari ma che possono essere presenti anche in un parto quanto più fisiologico possibile. Allora sono pochi quelle e dobbiamo evitarle. Tenete conto che noi facciamo oggi una distinzione importante tra quella che è una gravidanza a basso rischio e una gravidanza ad alto rischio, e questo lo sappiamo dalle prime settimane di sviluppo. Per cui se noi parliamo di gravidanza a basso rischio, è una gravidanza che avrà molto probabilmente nel suo decorso una scarsa possibilità di darci un problema, a differenza invece di gravidanze che cominciano e sono definite come gravidanze ad alto rischio, che sono assolutamente da sorvegliare in maniera attenta, perché quelle sono quelle che ci possono creare dei problemi. Quindi se noi impariamo subito a gestire in maniera adeguata questa classificazione dal primo momento in cui noi incontriamo la paziente nelle prime giorni di gravidanza, noi avremo sempre, sempre sotto gli occhi il corretto peso che dobbiamo dare ad una donna piuttosto che ad un'altra. Quindi è lì che si svolge il nostro compito principale, deve essere quello. Quali possono essere i fattori di rischio in una gravidanza? Beh, i fattori di rischio sono l'aver avuto l'età avanzata, guardi, questa è in assoluto la cosa di cui mi preme di più parlare, insieme al sovrappeso, all'obesità, che sono i due fenomeni più importanti che noi riscontriamo. L'età avanzata in assoluto è un risvolto assolutamente molto frequente. Oramai ritardare la prima gravidanza è un qualcosa che appartiene a questa generazione che si è dedicata al lavoro, che si è dedicata alla carriera, si è dedicata ad altre cose e poi si ricorda, tra virgolette, si ricorda di fare figli. Ora, questo è un aspetto molto molto importante, molto serio, perché l'utero e il fisico, l'organismo di una donna a 20 anni è totalmente diverso da una donna di 40, per quanto sia capace di assolutamente di portare avanti una bellissima gravidanza, ma c'è sicuramente qualcosa di diverso. Se non vuoi, per quelle che sono le dinamiche con cui spesso si arriva a questa gravidanza, che non sono gravidanze spontanee, che hanno quindi anche una fisiologia diversa, ma sono gravidanze portate avanti attraverso dei percorsi di fecondazione in vitro, quindi percorsi di procreazione medicalmente assistita, che comunque si trascinano dietro alcuni aspetti spesso a noi ignoti, ma che comunque ci complicano la vita. Quindi facciamo questo chiarimento subito. Quindi moltissime delle donne che arrivano a noi che hanno in età avanzata sono pazienti che hanno in genere una problematica di uteri non più uguali ad un utero di 20 anni. L'utero di una donna di 20 anni è totalmente diverso rispetto a un utero di una donna quarantenne. Ne cambiano i costituenti, è un utero che ha una componente fibrosa sicuramente più importante. Spesso per arrivare a questa gravidanza sono donne che affette da endometriosi o da altre patologie, che sono patologie benigne, che fanno parte dell'altro grosso campo di interesse del nostro reparto, appunto, che ci permettono appunto di conoscere queste problematiche e di aiutare queste pazienti desiderose di prole anche di fronte ad una problematica del genere. Ma sono uteri che ci rendono sicuramente la vita più difficile, vuoi per fatti vascolari, vuoi per problemi di fibromatosi, vuoi per problemi di insufficienza placentare. Ci sono delle condizioni che spesso non ci riusciamo a spiegare, ma che sono evidenti oramai e lampanti.
L'altro aspetto importante è quello del sovrappeso, l'obesità. Spesso noi vediamo pazienti che durante l'arco della gravidanza i 10-12 kg previsti di incremento ponderale ne prendono 25, 30, 35. Quelli sono pazienti che ci svilupperanno sicuramente nella fase finale della gravidanza una problematica, quella che in passato veniva definita come gestosi, ma che oggi definiamo preeclampsia o ipertensione gestazionale, che sono due fenomeni che spesso si manifestano nella fase finale della gravidanza. E vi assicuro che in provincia di Caserta io questa è una cosa che ho ritrovato in maniera numericamente più importante rispetto a quello che succedeva in passato. Il numero di ipertensioni durante la gravidanza, di eventi problematici legati all'ipertensione materna è molto più alta che per esempio in altre province, quindi c'è un qualcosa che va sicuramente a scapito di questo aspetto. Nulla, insomma, sicuramente l'altra condizione importante, patologica importante, è il diabete gestazionale, anche se ad oggi i diabetologi sono diventati estremamente abili nel correggere questo tipo di patologia ab initio, quindi il diabete scompensato non esiste più, quello che in passato ci dava dei disastri terribili, oggi invece per fortuna questo viene sicuramente meno evidente. L'altra patologia che ci appartiene oramai importante sono i difetti di impianto placentare, ovvero la cosiddetta placenta previa. La placenta previa è un evento terribile, è un evento in cui non è possibile il parto per le vie naturali, proprio perché previa significa che si mette davanti al canale del parto. Queste donne hanno bisogno assolutamente di essere trattate con un taglio cesareo in un'epoca precoce, per cui andrà fatto in maniera precoce proprio per evitare che ci possono essere emorragie durante il travaglio e durante il parto, e questa è un'altra cosa che appartiene a due aspetti, che sono quello degli uteri fibromatosi, ma soprattutto degli impianti anomali in seguito a gravidanze ottenute con tecniche di procreazione medicalmente assistita. Quindi questi sono i grossi capitoli che in questo momento ci appartengono. Sono davvero tantissimi. Prima di parlare poi di prevenzione, perché è d'obbligo parlarne, assolutamente. Quindi le faccio solo un'altra domanda, certo. Poi ci diamo assolutamente alla prevenzione. Volentieri. I numeri del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta sono altissimi e riguardano ovviamente poi anche certo. I vostri pazienti. Quindi è una piccola, tra virgolette, difficoltà in più. Beh sì, se vuole essere una, insomma, se vogliamo porre in termini di paragone, l'ospedale di Caserta fa un numero di pronto soccorsi sovrapponibile a quello dell'ospedale del Cardarelli di Napoli, no? Che viene riportato agli onori della cronaca come l'ospedale che gestisce il maggior numero di patologie. Lo stesso accade per noi, insomma, noi abbiamo un pronto soccorso aperto H24 che con un collega medico che è sempre fisso in pronto soccorso, con un'ostetrica in organico che sarà quella che farà il triage. Anche noi abbiamo proprio un obbligo di poter fare un triage che è quello che ci permette di stabilire il grado di priorità che dobbiamo dare a questa paziente. Il nostro è un pronto soccorso estremamente così affollato, sia di giorno che di notte, e questo chiaramente impegna molto il lavoro dei miei colleghi che, a dire la verità, insomma, sono estremamente affidabili ormai, insomma, quando i numeri diventano numerosi, poi i pronto soccorsi aiutano molto nella formazione in una fase iniziale, ma poi ci danno anche, siamo in condizioni anche di dare delle risposte concrete all'utenza che passa da noi. È verissimo. Parliamo adesso di prevenzione, che è praticamente fondamentale, importantissima. C'è ancora qualche retaggio riguardo? Questo è un mistero dei nostri reparti, perché purtroppo noi continuiamo a vedere pazienti che si rivolgono a noi quando in presenza di patologie neoplastiche in fase avanzata. Questo è un
una cosa che è incredibile pensare che possa capitare nel 2019, quando siamo in presenza di una serie di strumenti che ci potrebbero permettere, non dico di eliminare, perché chiaramente questa è una presunzione, ma almeno di fare in modo di intervenire in condizioni di malattia non in fase avanzata, così come invece spesso ci capita. Immagini che io, da quando sono arrivato, abbiamo organizzato un percorso di ginecologia oncologica, che è un percorso a cui io tengo particolarmente, proprio perché la mia era un'estrazione di chirurgia oncologica in ambito ginecologico, e quindi è un qualcosa su cui io chiaramente spendo moltissimo del mio tempo, e il numero di neoplasie che abbiamo trattato negli anni è sempre più cresciuto, ed oggi ci sono una serie di colleghi che da tutta la provincia, ma anche fuori provincia, ci inviano i pazienti per essere trattati in ospedale. Pazienti affette dal carcinoma dell'ovaio, dal carcinoma dell'endometrio, dal carcinoma della cervice, sono tutti pazienti che avrebbero potuto giovare di una diagnosi precoce. Questo perché lo dobbiamo sottolineare, e i vostri telespettatori devono essere attenti a questo, perché esistono una serie di strumenti che oggi ci permetterebbero di poter gestire in maniera molto meno invasiva alcune condizioni che invece ad oggi non riusciamo a fare, perché quando siamo in presenza di una diagnosi tardiva purtroppo dobbiamo lavorare molto di più e offrire una qualità della vita non sempre brillante. Ma questo perché? Perché le neoplasie di cui vi ho parlato prima sono tutte quante tumori. Per la cervice chiaramente c'è un programma di screening che è previsto dalla Regione Campania, e che invito tutte le pazienti che ci ascoltano a seguire. Uno, perché è gratuito; due, perché è un programma di screening che parte dai 25 ma finisce ai 65 anni e ci permette di coprire gran parte della popolazione. Tre, perché è gratuito, quindi ci permette di poter usufruire di un programma di screening che ci aiuta moltissimo nell'individuare la patologia nella fase precoce preneoplastica, seppure non lo fosse in quella fase, ma almeno in una fase iniziale di malattia tale da poter essere possibile di una cura adeguata. L'altro aspetto importante, soprattutto sulla cervice, è che in moltissime pazienti noi dobbiamo ancora e sempre di più andare a implementare quello che è il ruolo della vaccinazione per l'HPV. Il famoso virus dell'HPV, per il quale esiste un programma di vaccinazione per le ragazze in età adolescenziale, gli 11-12 anni, è un programma che si è dimostrato estremamente efficace nella popolazione femminile, laddove è stato attuato negli anni passati. Quindi, se noi eliminiamo i dubbi sciocchi che esistono sul rischio di una vaccinazione, tenete conto che sono milioni le donne vaccinate per l'HPV nel mondo, e nessuna di queste abbiamo avuto dei casi in cui ci sono state delle problematiche collegate alla vaccinazione, ma soprattutto abbiamo avuto una riduzione sostanziale, per esempio Australia e Nuova Zelanda, dove lo fanno da tanti anni, fino al 50% in meno di neoplasie della cervice uterina rispetto alla popolazione che precedentemente non era stata vaccinata. Quindi significa ridurre drasticamente, se non arrivare a curare completamente, una patologia che negli anni passati era considerata mortale laddove veniva fatta una diagnosi tardiva. Quindi basterebbe questo. L'altro aspetto importante su cui io voglio chiaramente sulle altre due plasie su cui noi dobbiamo focalizzare l'attenzione sono il tumore dell'endometrio e il tumore dell'ovaio. Il tumore dell'endometrio ha tre fattori di rischio che sono quasi sempre e costantemente presenti, e qui basterebbe che il medico di base, che è il medico di medicina generale, che ha al suo ambulatorio questa paziente, ha il buon senso di poter andare a consigliare un approfondimento, un esame, per poter riuscire a superare e a evitare una serie di problemi. Le pazienti con il carcinoma endometrio sono tutte quante in sovrappeso, sono obese, sono ipertese, e la maggioranza di queste sono diabetiche. Quindi sono tre fattori di rischio che sono presenti sotto gli occhi dei nostri medici di medicina generale. Per cui in queste pazienti va sempre consigliato un controllo ginecologico con una visita, un'ecografia, un pap test sicuramente, perché laddove non è stato fatto va sempre fatto, ma un'ecografia transvaginale ci permette di misurare lo spessore dell'endometrio, che è quello che si va a modificare ed è facilmente riconoscibile. Quindi
fattori di rischio, paziente a rischio, esame semplicissimo da riprodurre, laddove c'è un sospetto, attraverso un'isteroscopia si fa una biopsia, si fa una diagnosi in una fase iniziale di malattia che addirittura laddove successivamente all'intervento poi non c'è bisogno di fare nessun trattamento aggiuntivo, vuoi esso chemioradioterapico. L'altra patologia su cui dobbiamo assolutamente focalizzare l'attenzione è il carcinoma dell'ovaio. Il carcinoma dell'ovaio ha una ereditarietà molto molto significativa. Il 30-40% delle neoplasie dell'ovaio sono neoplasie su base ereditaria per una mutazione genetica. Basterebbe che in queste pazienti venisse chiesto di allargare, di fare una diagnosi genetica laddove c'è stata una malattia. Il test è semplice, è un test che si fa sul sangue e si chiama BRCA. BRCA 1 e 2 sono due geni che sono mutati e che sono responsabili di un 30-40% di queste malattie. Se noi attiviamo questo tipo di anamnesi nelle pazienti che vediamo nei nostri ambulatori e gli chiediamo dove c'è una familiarità per il tumore dell'ovaio associata spesso a quello per un tumore della mammella, gli chiediamo di fare un'indagine genetica, queste pazienti potrebbero usufruire di un intervento chirurgico profilattico che si chiama proprio anestectomia profilattica, laddove è terminato il percorso riproduttivo. Un banale intervento chirurgico fatto in laparoscopia che prevede l'asportazione delle ovaie, questo intervento riduce del 70-80-90% la mortalità delle pazienti che possono invece essere poi, possono poi ammalarsi di un tumore terribile, quale il carcinoma dell'ovaio, che è un tumore silenzioso, molto aggressivo, che non ti fa scoprire sintomi fino a quando non c'è un grado di compromissione dell'organismo talmente severo che poi ritornare indietro è veramente importante, difficile. Ecco, quindi prevenzione fondamentale, anche se ce n'è ancora davvero troppo poca, perché si può dire che anche tra le ragazze fare una visita dal ginecologico forse è seconda solo ad andare dal dentista. Sì, infatti questo è davvero un altro poi luogo comune, perché non parliamo di esami invasivi, quindi molto spesso anche il passaparola è un timore reverenziale, forse anche la timidezza, non so, spesso. Beh, però io non l'accetto più questo, no, questo tipo di discorso non riesco più insomma non posso pensare che nel 2019 siamo in presenza di una diffusione mediatica importante di notizie che vengono fuori in maniera costante e quotidiana, oggi possiamo ancora mantenere un pregiudizio rispetto ad un banale controllo specialistico. Insomma, questo è un qualcosa che bisogna assolutamente andare a scardinare, a superare, non se ne può più parlare oggi. Insomma, possiamo capire che negli anni passati ci poteva essere una difficoltà, alcune condizioni erano difficili da superare, ma oggi dobbiamo, in funzione di una salute che è sempre più volta alla prevenzione, non possiamo non fare questo tipo di passaggio, che è un passaggio che assolutamente non deve mancare. Ecco, un altro focus sempre sulla prevenzione però delle malattie sessualmente trasmissibili, che ancora forse c'è tanto da fare, soprattutto tra gli adolescenti e tra chi è in un'età più tenera. Esatto, questa è una delle lezioni che facciamo spesso agli studenti del corso di medicina, che ancora oggi mi meravigliano, perché non si conoscono alcuni dei meccanismi più banali, più semplici di trasmissione, ma soprattutto di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Oggi sono cambiate le malattie sessualmente trasmesse rispetto al passato, anche se c'è un ritorno, proprio perché le nostre popolazioni ormai sono diversificate, di alcune malattie del passato. Prendete la sifilide, prendete la gonorrea, che erano totalmente sparite negli anni passati, negli anni scorsi non ne vedevamo più, oggi ancora qualcuna invece sta ricomparendo, a discapito proprio del fatto che la mescolanza delle popolazioni, la migrazione, può in qualche modo favorire questo aspetto.
Ma non è tanto su questo che ci dobbiamo focalizzare, quanto sul fatto che dobbiamo insegnare ai nostri giovani, e questo è un messaggio che va rivolto ai genitori, che in età adolescenziale, considerando che l'età dei primi rapporti è sempre più precoce, noi dobbiamo insegnare a questi genitori a trasmettere in maniera adeguata alcuni messaggi che sono fondamentali, anche perché si fa un gran parlare di malattie sessualmente trasmesse, ma poi alla fine basterebbe così raccomandare dei rapporti protetti per poter evitarne gran parte di questi. Ma laddove comunque questo messaggio non riesce ad arrivare in casa degli adolescenti, che sono quelli che dovrebbero più di tutti mettere in piedi questo tipo di meccanismo, che non è solo tanto un meccanismo contraccettivo, perché ricordiamoci, una gravidanza in età adolescenziale è sempre una gravidanza indesiderata e difficile poi da gestire, certo. Quindi ci ridurrebbe una serie di problematiche, ma al tempo stesso noi riduciamo in maniera sostanziale quelle che sono le malattie sessualmente trasmesse. Ma comunque, anche laddove siamo in presenza di una malattia sessualmente trasmessa, non dobbiamo lasciare spazio a terrorismi psicologici che poi si trascinano dietro in maniera di difficilissima gestione. Non vi racconto quante sono le pazienti che noi vediamo perché hanno avuto una diagnosi di HPV e sono state catalogate come destinate in maniera inderogabile ad avere una neoplasia del collo dell'utero. È una sciocchezza, è una banalità. Bisogna gestire in maniera adeguata il problema, bisogna inquadrarlo, bisogna seguirlo con estrema semplicità e naturalezza. Tenete conto che molte di queste pazienti, se hanno un sistema immunitario adeguato, addirittura riescono a guarire spontaneamente. Quindi non dobbiamo terrorizzare a prescindere la paziente, ma soprattutto non deve essere un terrorismo che nasce dall'ignoranza della persona con cui ti sei andato a confrontare, ma deve esserci un supporto scientifico adeguato per poter parlare con queste giovani donne. Esatto, e soprattutto non intimiditevi, non chiudetevi in voi stessi, informatevi, parlate, esatto. Sì, affidatevi ovviamente a professori, a specialisti. Ma soltanto a persone competenti, non si può lasciare la cura della propria salute, la cura del corpo o una qualunque problematica al passaparola o all'amica o alla conoscente che ha avuto un problema simile. Bisogna essere precisi nel fare la diagnosi, bisogna essere precisi nell'andare a dire quello che si deve fare, quello che realmente può creare, quello che può succedere. Non bisogna affidarsi a qualunquismi che non sono utili nella salute, non solo fisica, ma anche psicologica di questi giovani pazienti. Assolutamente. Altre due parole che ha ripetuto in maniera ricorrente: endometriosi e fibromatosi. Sono due patologie benigne che di per sé possono creare una serie di problematiche che sono di facile gestione, ma che sono però impegnative per la donna. Perché? Parliamo di endometriosi. Tenete conto che il 10% delle donne in età fertile soffre di questa malattia. E il 10% significa che sono dei numeri importanti. Se pensiamo che l'endometriosi è in assoluto ha due aspetti principali, due risvolti principali, che è il dolore pelvico e poi l'infertilità. Sono le due condizioni per le quali noi individuiamo questa malattia. Ed è una malattia che ha una possibilità di essere trattata chirurgicamente in maniera adeguata, laddove l'abbiamo riconosciuta. Anche lì una diagnosi precoce non sarebbe male, perché ci permette di avere dei risultati sia in termini di chirurgia sia in termini di prognosi riproduttiva molto molto più vantaggiosa. Va trattata chirurgicamente, va trattata da centri che ne fanno, quindi non, anche questa non va lasciata a chirurghi o a interventi chirurgici cosiddetti tradizionali, l'addome aperto, ma va fatto in laparoscopia, va fatto con una tecnica chirurgica mini-invasiva che possa limitare al minimo l'aspetto chirurgico e quindi dare una qualità della vita sicuramente adeguata. In genere, quando tu risolvi la malattia, la gravidanza è una normale conseguenza.
con una terapia adeguata, con un controllo del dolore adeguato laddove è ancora presente, ma insomma l'iter in genere ci porta a questo. È chiaro che è una malattia che può essere recidivante, questo in assoluto è la cosa che ci crea più problemi, soprattutto se nasce la necessità di dover sottoporre la paziente a interventi chirurgici ripetuti, questo va a minare la fertilità in maniera purtroppo drammatica, quindi là bisogna essere attenti anche nell'andare a ipotizzare una preservazione della fertilità prima di effettuare una terapia chirurgica. L'altro aspetto di cui dicevamo prima è la fibromatosi. Sì. In genere il fibroma è una patologia benigna, il fibroma o mioma che dir si voglia è una patologia benigna che non crea particolari problemi, che era la causa principale in passato di interventi demolitori, di isterectomia, era un intervento chirurgico che dominava le nostre sale operatorie, oggi un po' meno, molto meno direi, perché siamo diventati molto più conservatori. Allora, conservare un utero per una donna, secondo me e secondo il mio modo di vedere, è sicuramente una cosa importante, quindi laddove... Anche psicologicamente. Ma anche psicologicamente, tantissimo, è una cosa che oramai ci viene richiesto in maniera consistente. Sottoporre la paziente a un intervento chirurgico demolitore perché tanto l'utero non ti serve più, noi ne sentiamo ancora di queste cose, è una cosa che mi mortifica molto come medico e come ginecologo, come colui che cura la salute della donna, perché non è vero, non è così. Allora, se c'è uno spazio, quell'utero va conservato e va salvato. Se c'è una possibilità di curarlo, lo dobbiamo fare. Se c'è un impegno chirurgico nel poter far questo, lo dobbiamo mettere in essere. E la fibromatosi è una di quelle malattie che ci permette, laddove è possibile, chiaramente ci sono condizioni limite dove non si può fare, ma se possiamo impegnarci in questo discorso, sicuramente avremo un riconoscimento dalle nostre pazienti di non aver effettuato un intervento demolitore, che è sempre una cosa molto spiacevole da sopportare. È verissimo, noi siamo in chiusura, anche se ci sarebbero veramente tantissime cose ancora da aggiungere, tantissimi temi di cui trattare, ma magari lo rifaremo, la reinvitiamo volentieri. Qui con puntate Ciao. Dedicate quando vuole, ormai ha imparato anche la strada. È facile, quindi... facile, mi sono perso quando però. Vuole. Quando vuole, non posso però non chiederle quali sono i suoi sogni nel cassetto, cosa si auspica per il suo reparto nei prossimi mesi. Questa è una domanda difficile. Non ci avevo pensato ad una domanda del genere. Beh, i sogni nel cassetto sono tanti, perché poi insomma il lavoro quotidiano ti porta sempre di più a immaginare di curare un maggior numero di pazienti, e questo in parte un piccolo sogno nel cassetto l'abbiamo già realizzato. Siamo diventati centro di riferimento per le patologie oncologiche nella provincia di Caserta, quindi sicuramente questo è un qualcosa su cui ho puntato dall'inizio e ci siamo arrivati. L'altro aspetto è quello su cui dobbiamo immaginare e avere questo reparto sempre più a servizio della città. Io, insomma, è una piccola sfida personale al quale sto cercando di dare molto, proprio perché secondo me la città di Caserta, ma tutta la provincia, deve vedere in noi, nel mio reparto e nelle persone che lavorano con me, un punto di riferimento in queste patologie. Quindi io insisto, questo è forse il mio sogno più importante. In parte è stato realizzato, ma in parte c'è tanto da fare, insomma, quindi se il reparto di ginecologia diventa un punto di riferimento per la città di Caserta e per la provincia di Caserta, io potrò essere soddisfatto sicuramente del lavoro fatto. Assolutamente un grandissimo in bocca al lupo e grazie al professor Luigi Cobellis, grazie mille per essere stato con noi. E ringraziamo ovviamente anche i nostri telespettatori, grazie mille di averci accompagnato in questa nuova puntata di Focus Sanità e vi diamo appuntamento ovviamente con le repliche domani alle 6.30, alle 9.30, alle 16.30, poi ci potrete trovare anche su YouTube, sui nostri canali social, in streaming, quindi davvero ovunque, e invece per una nuova puntata sempre lunedì prossimo alle 21.30 su Teleprima. Buona serata, alla prossima.